Ci sono voluti 5 anni per vedere rinnovata Suzuki Vitara, segno di un progetto iniziale che non ha avuto bisogno di essere corretto. Buona la prima, dunque. Ma i tempi passano e le tecnologie si evolvono, di questi tempi anche piuttosto in fretta. Ecco dunque che l'ormai iconica SUV giapponese si aggiorna e soprattutto introduce in gamma anche la versione ibrida, mild hybrid per l'esattezza, ovvero leggero, in linea con le scelte tecnologiche fatte da Suzuki. Proprio questa motorizzazione ha stuzzicato la curiosità di Safe Drive e Vitara Hybrid è diventata la protagonista della prova di oggi. I suoi 417 cm di lunghezza, i 178 di larghezza e l'altezza di 160 costituiscono un equilibrio perfetto tra crossover e SUV, tra comfort su strada e fuoristrada, ideale per la mobilità urbana ma comoda anche nei lunghi viaggi. Forse il fine palato europeo, italiano in particolare, potrebbe non venire rapito dalle sue forme che pure sono state ritoccate nell'ultimo restyling secondo le più recenti tendenze. Nuovi gruppi ottici full LED sia sul frontale che al posteriore, di serie su tutti gli allestimenti, e nuovi fendinebbia a LED che si integrano con il listello cromato che percorre la parte inferiore del frontale. Gli interni sono il trionfo della robustezza e praticità, con materiali ben assemblati e più nobili nella parte superiore della plancia. La versione top del test gode di numerosi inserti, come per esempio una piacevole pelle sul volante, sui sedili, riscaldati quelli anteriori, e sulla cuffia del cambio. La strumentazione è affidata al nuovo schermo da 4,2 pollici MyDrive, con tutte le informazioni necessarie sulla guida, compreso il funzionamento della nuova meccanica ibrida. Il cuore della prova di Safe Drive è rappresentato dalla grande novità della nuova Vitara, ovvero la meccanica Mild Hybrid. Basata sul 4 cilindri 1.4 turbo benzina Bulldozer Jet da 129 cavalli, questa tecnologia le consente di mantenere inalterate le sue brillanti doti dinamiche, ma riducendo ulteriormente i consumi e naturalmente le emissioni di CO2 che scendono ora a 104 grammi al chilometro contro i 133 della versione solo benzina. In sostanza, un piccolo motore elettrico assicura 13,6 cavalli in più e 50 Nm di coppia nei momenti di necessità, ovvero nelle ripartenze o quando si piglia al massimo il pedale dell'acceleratore. Funziona con una tensione di 48 volt, funge anche da starter e alimenta tutti i servizi accessori alla marcia, come clima, luci, sistemi elettronici di bordo, senza togliere energia alla forza propulsiva del motore. Questo sistema ibrido comporta un incremento di peso di 40 kg, ma anche la coppia massima aumenta fino ad arrivare a 235 Nm. Per di più non va dimenticato che Vitara è disponibile, oltre alla sola trazione anteriore, anche con trazione integrale All Grip Select. Se l'adozione dell'ibrido costituisce la grande novità, non meno importante è l'introduzione di un più completo pacchetto ADAS che spinge nuova Vitara al livello 2 della guida autonoma. Suzuki Vitara ibrida 1.4 turbo da 129 cavalli, due ruote motrici, parte da una base di 24.200 euro. 2.200 euro in più per l'allestimento top dell'auto in prova.